atto che questo nostro paese in questo momento è determinato da una politica che non riesce a esprimere tutta la potenzialità di una società civile in movimento e neanche di avere visioni di lungo periodo. Siamo reduci da un'elezione dove l'elemento centrale era il fenomeno migratorio e su questo fenomeno migratorio si è parlato in maniera spropositata rispetto a questa umanità dolente che arriva nel nostro paese senza sostenere la giusta causa di molte di queste persone. E da questo punto di vista anche la mia amata sinistra è stata carente nel dare dignità a questo tipo di ragionamento. Ragion per cui la prospettiva di ripartire dalle comunità, ripartire dalle relazioni è una prospettiva molto ma molto in linea con i tempi che andremo a vivere. Tra l'altro io ho avuto la fortuna in questi ultimi anni di diventare amico di questo pontefice romano. Me l'avessero detto 10 anni fa dicevo che erano tutti matti, perché io sono e resto orgogliosamente agnostico. Però se devo dire rispetto alle scelte e alle idee e al coraggio che ha questa persona e all'assenza di ragionamenti politici, specialmente sul fronte che ho appena chiuso, quello dei migranti, devo dire che su questo fronte sentiamo delle cose diverse. Allora, partire dalle comunità per noi di Slow Food è una cosa quasi, come dire, naturale, perché nel 2004 il nostro movimento organizzò il primo appuntamento di Terra Madre. A Torino arrivarono più di 6.000 contadini, pescatori, nomadi, e noi li identificavamo e li identifichiamo tuttora come comunità del cibo. Queste comunità del cibo nel 2004 erano in rappresentanza di una novantina di paesi, oggi sono più di 6.000 in rappresentanza di 160 paesi del mondo. E oggi sono venuto a conoscenza che un gruppo locale, in memoria di una vostra concittadina, realizzerà assieme alle comunità africane del Marocco degli orti per sostenere appunto queste comunità africane. Noi nel 2004 avevamo chiaro che l'elemento politico distintivo di questa rete erano le comunità. Tenete conto che in quel periodo Slow Food era strutturalmente presente in una trentina, 40 paesi, tutti con la pancia piena, e non riuscivamo a parlare di politica alimentare o di gastronomia senza mettere in evidenza le contraddizioni di una parte dell'umanità che non riesce a mettere neanche il pranzo con la cena. Non solo, ma la nostra battaglia per la biodiversità, per i nostri produttori locali, con i nostri prodotti locali, e mi viene in mente il fagiolo zolfino, tutti quei presidi che abbiamo difeso e sostenuto, a un certo punto sono diventati molto importanti. Mi ricordo che quando abbiamo iniziato questa battaglia, molti dicevano: ma cosa vi attaccate al fagiolo zolfino, alla cipolla di Tropea? Il futuro
sarà l'industria alimentare. Voi siete dei nostalgici, avete in mano questa cosa qui, non c'entra niente. E beh, questi si devono ricredere, perché non esiste oggi città o paese al mondo che non dichiari come elemento distintivo un suo prodotto alimentare. Per cui tu vai, che so io, nel mio Piemonte, a Cervere. Cervere è la città del porro, il porro di Cervere, la cipolla di... Cioè praticamente questo elemento di cultura alimentare, che badate bene, è una cultura che in alcuni casi è secolare, che ci è stata tramandata dai nostri vecchi, è diventato un elemento di orgoglio, di distintività, al punto tale che non solo le comunità hanno trovato l'orgoglio di riproporre questa ricchezza, ma ci sono montati sopra anche gli ultimi arrivati. E gli ultimi arrivati è questo dilagare di trasmissioni televisive che non se ne può più. A qualsiasi ora del giorno e della notte, anche nella profonda Africa, accendi la televisione, c'è qualcuno con una padella che delira, che parla. L'ultima che ho sentito di un grande chef, grande, grandissimo, meraviglioso, alla nostra televisione, citava una salsa che era molto apprezzata nel Medioevo dal generale Radeschi. Cioè, voi capite, noi paghiamo il canone per sentire queste stupidaggini. In più, tutti chef maschi, tutti maschi, nessuno che dice che l'elemento distintivo della gastronomia mondiale sono milioni e milioni di donne che senza ricevere grazie, hanno fatto i prodotti e i piatti più straordinari della storia dell'umanità con poche cose, perché non ce l'avevano a disposizione e l'hanno messa a disposizione, sono diventate delle pietre miliari della gastronomia mondiale. Allora, noi abbiamo un elemento che è importante sottolineare e dal quale si potrà solo uscire se riusciamo a fare comunità, ed è questo. La situazione in campo alimentare a livello mondiale è una situazione criminale. Perché? Perché stiamo perdendo la fertilità dei suoli. Nel nostro paese negli ultimi 20 anni sono stati messi più prodotti chimici sulla terra che nei 100 anni precedenti. La fertilità sta diventando quasi come le suole delle scarpe. Abbiamo un problema di acqua, mancherà l'acqua. Il 75% dell'acqua viene utilizzato in agricoltura e molte volte questi impianti non funzionano, si spreca acqua. Mancherà acqua a livello mondiale. La causa delle future guerre sarà l'acqua. Già oggi, se volete capire il conflitto Israele-Palestina, dovete capire che cosa significa la proprietà dell'acqua e l'utilizzo dell'acqua del Rio Giordano. Che nell'iconografia classica il Cristo si immergeva per il battesimo, oggi se dovesse immergersi non si bagna neanche i garretti, non c'è più acqua. La situazione è drammatica da questo punto di vista. Stiamo perdendo specie genetiche di frutta, di verdura, di razze animali. E negli ultimi 100 anni abbiamo perso il 70% della biodiversità. Noi non ce ne rendiamo conto perché tutto sommato riusciamo a mettere il pranzo con la cena, ma anche nei nostri territori abbiamo visto perdere delle specie, delle razze animali perché erano meno produttive, perché il sistema imperante privilegia la quantità rispetto alla qualità e il cibo degli ultimi 50 anni ha perso valore, ha solo più prezzo. Non diciamo quanto vale questo cibo, diciamo quanto costa questo cibo.
sono due cose molto diverse, perché nel valore c'è la comunità, ci sono i produttori, c'è il paesaggio. Voi immaginate questo paesaggio senza olivi? Immaginatelo senza olivi? Cosa perde di bellezza? Ma io vi chiedo, è possibile produrre dell'olio a un prezzo di vendita che è meno caro di quello che ti è costato a produrlo? Questa è la realtà. Voglio dire, non è una realtà che vi sto parlando di un paese, sto parlando di questo territorio qui. Ci sono produttori di olio di queste colline che non riescono neanche a portare a casa quello che gli costa fare l'olio. Questo paese, per produrre le carote, i contadini ricevono 7 centesimi al chilo. La carota, voi sapete quanto la pagate? Il latte 30 centesimi al litro. 30 centesimi al litro viene portato nelle grandi centrali. Da questo latte si leva il grasso, perché il grasso serve per l'industria dolciaria, fare i biscotti. Quel latte impoverito viene messo nei cartoni. Un euro, che se voi avete bisogno di vitamine mangiate il cartone, perché quel latte lì non vi dà niente. Però siccome c'è anche il latte che bisogna averlo un po' più moderno, ci mettiamo l'omega 3, che meraviglia l'omega 3, un euro e 60 il latte con restyling, un euro il latte impoverito, 30 centesimi agli allevatori. Che dove viviamo? Che situazione siamo? Questa è la domanda che dobbiamo farci, al punto di dire che stiamo assistendo a una perdita di biodiversità in maniera impressionante. Si privilegiano le razze forti, le specie forti. Nella penisola sorrentina c'era una mucca da latte che produceva un formaggio straordinario, che era il provolone del Monaco. Nel 1500 barche partivano da Sorrento e servivano la più grande metropoli d'Europa, che non era né Parigi né Londra, era Napoli. E c'era in queste barche il provolone del Monaco. La mucca si chiamava mucca agerolese, pasturava nei monti lattari. Pensate voi, la nostra storia. Certo che se paghi a 30 centesimi il litro il latte, la mucca agerolese produce 12 litri di latte al giorno. Fate il conto di che cosa si guadagna. Allora, genio straordinario, perché non inseriamo la frisona olandese, che invece fa 40 litri di latte al giorno? Il problema è risolto. No, il problema non è risolto, perché il latte della frisona olandese non ha le caratteristiche per fare il provolone del Monaco. Ergo, il nostro paese, l'Italia, ha perso una razza animale, la mucca agerolese, e un formaggio, il provolone del Monaco. Ma se io stessi qui 15 giorni e facciamo un po' di ricerca, qualcosa l'abbiamo perso anche qui, eh? Nelle mie langhe abbiamo perso le pesche di vigna, nelle vigne c'erano le pesche, e quelle pesche erano strepitose, buonissime. No, bisogna produrre il vino, forza, è il vino che rende. Praticamente abbiamo distrutto un'economia per privilegiare che cosa? Una logica di quantità e non di qualità. Ecco che allora il ragionamento di rafforzare l'economia locale diventa un ragionamento di un nuovo paradigma della politica alimentare. Però per fare questo c'è bisogno di alleanze e di realtà. Le alleanze significa realizzare dei mercati contadini, fare in modo che la filiera si accorci. Significa realizzare mense locali che si approvvigionano con i produttori locali. Significa avere coscienza che il mantenimento
di questa realtà per quello che riguarda la produzione olearia è un discorso anche identitario del territorio, e non si può vedere arrivare oli che arrivano dalla Tunisia, da tutto, che costano niente, e non valutare quelli del territorio. Chi è che può realizzare questo stato di cose? Assolutamente la politica, ma più che la politica, e in questo momento la nuova politica può solo partire dalle comunità, può solo partire dalle comunità. Sono le comunità l'elemento identitario della nuova politica. È un grande pensatore a livello internazionale che si chiama Fritjof Capra, ha avuto modo di dirmi pochi mesi fa, proprio in un convegno internazionale. Lui è americano e in questo momento voi sapete che la politica americana non sta toccando dei picchi assoluti. E lui mi dice: guarda Carlo, in prospettiva la politica saranno le comunità. E le sai perché? Perché le comunità riescono ad accettare grandi sfide e anche a vincere le sfide, perché hanno la sicurezza affettiva. Cioè tu in una comunità prendi una sfida, la fai propria, e anche se sbagli, la tua comunità come elemento di affettività ti garantisce il sostegno. E se sbagliamo, sbagliamo tutti insieme. E fare comunità significa avere l'orgoglio di costruire assieme un qualcosa che può anche essere incredibile, ma che si può realizzare nella comunità. Ora, la situazione è questa, forse ne parlerà meglio il mio amico Ezio Mauro che arriva dopo. La politica oggi è tutto meno che comunità. A me ha fatto molto piacere che il reggente, segretario reggente, mio amico Maurizio Martina, ha dichiarato che bisogna ricostruire la comunità del PD. Ma vi garantisco che nella riunione di ieri c'era di tutto meno che la sicurezza affettiva. Anzi, che la sicurezza effettiva proprio non esiste, va bene? Allora, la questione è questa: se noi non abbiamo la capacità di costruire e di rigenerare la politica attraverso i territori, da questo punto di vista, elementi distintivi di questa fase storica sono proprio i nostri sindaci. O questa politica si rigenera, e si rigenera attraverso la partecipazione delle persone, o altrimenti non ne usciremo da questa situazione. E rigenerarsi vuol dire impegnarsi in prima persona per il bene comune, per la comunità, anche per le grandi scelte. Decidere cosa comperiamo dal punto di vista alimentare e decidere che diamo privilegio, privilegiamo i produttori locali è una scelta politica. È una scelta culturale, è una scelta ambientale. Comprare, con tutto rispetto, potete anche comprare il Philadelphia, se vi piace quel formaggio lì, prendete il Philadelphia. Ma io qui ho visto nel vostro mercato, avete dei formaggi locali che sono meravigliosi. Comprare quei formaggi lì significa dare una prospettiva ai giovani. I giovani oggi, se gli dici che ipotizzi di tornare alla terra, ti chiedono se sei tutto scemo. Allora io vi dico una cosa, due mesi fa ero all'Università di Torino, Scienze Economia, c'erano 600 giovani. Io ho detto: sentite ragazzi, ditemi sinceramente, quanti di voi hanno come prospettiva di vita di tornare alla terra, di essere contadini, nuovi contadini? Su 600, due, detto: venite qua, voi siete i miei eroi, e voi altri 598 penserete mica di mangiare con questi due qui, che questi due qui mi produrranno da mangiare, perché la situazione nel nostro paese è questa, 1945 il 50% della popolazione era contadino,
50%, abbiamo ancora tutte le caratteristiche psicosomatiche da contadini, le biffe sono ancora da contadini, ce l'abbiamo da contadini. Oggi però i contadini sono il 3%, più della metà, più di 60 anni. Noi non mangeremo computer, e neanche i telefonini, e neanche Facebook. Ci dovranno essere melanzane, carote, patate. E chi è che torna alla terra con questo tipo di economia canaglia, che non paga neanche il giusto? E se noi potessimo, cioè tutti insieme noi potessimo parlare ai nostri nonni e dirgli: sai nonno che vivo in una società dove si spende di più per dimagrire che per mangiare. Tuo nonno dice: ma tu sei tutto scemo. Ma oggi in Italia succede questo, si spende di più per dimagrire che per mangiare, e i prodotti light, e poi dopo devi correre, mangi come un porcello tra Natale e Capodanno, poi dopo corri, ginnastica, biciclette, tutto. Ma dove è finito il buon senso? Dove è finito il buon senso? Allora, non è che noi rigeneriamo un meccanismo economico di economia locale solo aspettando che l'istituzione si dia da fare. Siamo noi nei nostri comportamenti che possiamo determinare questo, frequentando il mercato qui, aiutando i giovani che tornano alla terra, dando l'opportunità di avere una economia che gli permetta ai contadini futuri, nuovi, di poter avere i figli, mandare i figli all'università, a fare le ferie. E questo è l'elemento e l'obbligo della comunità, perché diversamente, signori cari, la Nestlé costa sempre di meno, la Nestlé costa sempre di meno, troverete sempre questo, ma è qui che nasce la nuova politicità. La nuova politicità deve partire dal basso e deve partire anche dell'orgoglio del bene comune, perché il bene comune in questa terra, per esempio, sono proprio questi uliveti, sono proprio queste realtà, questo è bene comune. Ecco allora che questo tipo di ragionamento, uno dice: ma è utopia, forse non sta in piedi. E allora vi dico cos'è successo esattamente un anno fa. Mi trovavo, ho visitato le tre più grandi università d'America: Princeton, Yale e l'altra Harvard. Tre. Tra l'altro Yale, degli ultimi 7 presidenti degli Stati Uniti, 5 si sono laureati a Yale. Quest'ultimo no, questo è un autodidatta, quindi è già un fenomeno che sia uscito così. 500 studenti. Faccio la domanda che ho fatto agli studenti di Torino: quanti di voi vogliono tornare alla terra, essere farmer, contadini sono i farmer? Bene, su 550. Allora la domanda è questa, sono stupidi questi ragazzi? Tra l'altro ero felicissimo, perché pensare cosa pagano i genitori per mandarli a Yale e questi vogliono fare i contadini è una meraviglia. Ma guardate che non sono stupidi, perché negli Stati Uniti, se noi siamo fermi ancora che gli Stati Uniti siano tutti nei grandi supermercati, sì è vero, ma contestualmente è cresciuta una politicità di base che ha permesso negli ultimi 15 anni di realizzare mercati contadini in ogni angolo. Nel 1997 io personalmente ho aperto il mercato contadino di Chicago e poi nello stesso anno a New Orleans, prima dell'uragano Katrina. In quel periodo lì in tutta l'America ci saranno stati sì e no 150-200 mercati contadini. Oggi sono 14.000 e non sono solo più nei luoghi delle elite con i soldi, sono ad Harlem, sono nei quartieri ispanici di San Francisco, cioè si è rigenerata un'economia agricola dove i giovani tornano alla terra, vendono direttamente e si sono create le comunità di supporto.
che io chiedo a Slow Food qui di realizzare anche qui a Terra Nuova Brazzolini. Cosa sono le comunità di supporto? Sono comunità di cittadini che pagano anticipatamente 200 euro e lo danno al contadino. Il contadino, quando c'ha la batteria, glielo porta a casa o in un luogo il prodotto fresco. Fresco. Risultato? Risultato. Tu investi quei 200 euro che rendono di più che metterli in banca, perché ormai non rende più niente. Sicuro avere un contadino che ti porta la cosa fresca rende tantissimo. Il contadino per le spese non va a chiedere i soldi in banca, ma c'è già. Queste sono comunità di supporto. Questa è politica. Questa è politica. Questa è la nuova politica. Noi non possiamo più pretendere di chiedere agli altri di far politica, di domandare a loro di essere i rappresentanti del bene comune, perché il bene comune è comune perché ci siamo anche noi, ma noi non possiamo essere soggetti passivi, dobbiamo essere soggetti attivi, e tra l'altro ci divertiamo anche, tra l'altro ci divertiamo anche a fare questo. Ecco allora che la realtà degli Stati Uniti è questa. Quei 50 studenti di Yale che vogliono fare i contadini sanno che si è costruito un sistema economico forte a livello locale, di cui, e sia chiaro a tutti che non lo sa, così aggiornato, il candidato alla presidenza degli Stati Uniti, che purtroppo ha perso perché non ci credeva neanche il suo partito, il Partito Democratico, va bene, Bernie Sanders, era un rappresentante di Slow Food. E alla veneranda età di 74 anni ha riuscito a catalizzare tutti i voti dei giovani americani democratici. Era questa la cosa. E Bernie Sanders, quando era sindaco a Burlington, ha realizzato il mercato dei contadini, ha realizzato l'orto nelle scuole, quello che facciamo noi. E molte volte quello che facciamo noi abbiamo in qualche modo condizionato gli americani, ma è giusto che noi ci facciamo condizionare anche dagli americani, perché le comunità di supporto sarebbero una cosa straordinaria se vogliamo difendere l'olio di Prato Magno, si chiama così? Di Prato Magno, difendere l'olio di Prato Magno, fatemi il piacere, compriamolo prima. Organizziamo delle comunità di supporto, perché quell'olio lì è quello che tiene quelle colline lì, è quello che tiene quegli ulivi lì, è la nostra storia, la nostra identità, e ha un valore in quanto esiste. E io non posso chiedere ai giovani di andare a lavorare l'olio e rimetterci i soldi. Dobbiamo essere tutti insieme a fare squadra, e questa è la forza della comunità, e questa è la nuova politica, e questa è la nuova politica. E in questa nuova politica, tra l'altro, possiamo essere dei soggetti attivi, molto importanti. Ecco allora che questo elemento, e lo stesso vale per gli orti nelle scuole. Terra Madre 2008, lanciamo l'impegno di tutte le comunità di Terra Madre di realizzare gli orti. Oggi non so quante siano le decine e decine di migliaia di orti che sono in tutto il pianeta. Chiudiamo Terra Madre a ottobre, a febbraio mi telefona la vicepresidente di Slow Food, Alice Water, e dice: sai Carlin, ho chiesto a Michelle Obama di fare l'orto alla Casa Bianca. E dico: vabbè, gliel'hai chiesto, gliel'avevi già chiesto a Hillary Clinton, che ha detto di sì, poi non ha fatto niente. Invece la Michelle Obama l'ha fatto l'orto alla Casa Bianca, e quell'orto alla Casa Bianca, badate bene, ha avuto un riflesso e una cosa incredibile di promozione dell'orto. E c'è un dato oggi in Italia che è fantastico: 20 milioni di italiani fanno l'orto. Ma No, ma no, ma per esempio a New York, a Brooklyn, gli orti li fanno sui tetti. Certo, gli orti li fanno sui tetti. Per esempio in tante scuole di Roma, che non c'era la terra,
hanno levato due parcheggi di macchine e hanno fatto l'orto. Cioè fare l'orto è una questione, ma guardate quante mani si sono alzate, ma questa la percentuale è quella che c'è in questa camera, 20 milioni di italiani hanno capito che questa pratica è una pratica, è una pratica rigenerativa che dà senso, che ti fa ritornare alla terra, che ti fa star bene anche per quello che produci e ti fa mangiare. E nell'ultimo anno Slow Food ha realizzato 500 orti scolastici nelle scuole italiane. Io vi garantisco che quei bambini sono una forza della natura e tornano a casa e gli dicono: mamma, perché compri le fragole che non è il momento? Perché diventa questo il processo anche formativo della famiglia, perché abbiamo perso il senso della stagionalità, abbiamo sempre perso il senso del tempo. Allora la domanda è cosa, di che cosa vi sto parlando? Vi sto parlando di politica, questa è politica, e mi dispiace che la politica non intercetta più queste cose qui, non parli più di queste cose qui, perché su queste cose qui noi possiamo anche sviluppare dei ragionamenti per la nostra vita quotidiana, per la nostra comunità. Ecco allora che questo ragionamento comunità e relazione è fondamentale, vi dirò di più, è fondativo, è fondativo. E permettetemi ancora di spezzare una lancia rispetto alla situazione che in questo momento sta determinando la forza di coloro che sostengono che questi migranti sono un grande problema per il nostro paese. Vedete, io ho avuto la fortuna di diventare amico di questo Papa, va bene? Tra l'altro non l'ho cercato io, lui che ha cercato me, perché quando ho scritto un articolo su Repubblica che lui, quando lui era andato come primo uscita dal Vaticano a Lampedusa a rendere omaggio ai morti nel mare, ai migranti, il primo atto di questo Papa, e io scrissi che era non solo un'opera di carità, ma era anche antropologicamente vero. Perché? Perché lui è figlio di migranti. Lui è figlio di migranti, sa che cosa vuol dire andare via dal nostro paese. Va bene? Allora gli scrissi queste cose qui. E scrissi che nel mare dove oggi muoiono gli africani, un tempo morivano gli italiani. 6 agosto 1906, davanti a Cartagena, in Spagna, affonda il bastimento sirio, 420 morti, donne e bambini, tutti della provincia di Cuneo, Asti, Alessandria. 27 settembre del 1927, davanti a Rio de Janeiro, affonda la motonave Principessa Mafalda, in pieno fascismo, 550 morti. Piemontesi, veneti, lombardi, questi erano i nostri nonni che morivano nel mare, e le cronache di questi nostri nonni, se leggete le cronache negli Stati Uniti d'America, la voce diffusa è che erano sporchi, che rubavano, come noi parliamo di questi, identici, ed erano italiani. Dov'è questa memoria? Allora finisco l'articolo e scrivo che quando ero giovane nelle mie langhe, io andavo nelle osterie di Langa e sentì e registravo i canti che si cantavano nelle osterie sull'epopea della immigrazione. E allora si cantava nell'osteria di Langa: l'America le lunga le larga, le circondata dai monti dei mari, con l'industria dei nostri italiani abbiamo fondato paesi e città. Poi ce n'era un'altra che diceva: 30 giorni di nave a vapore fino in America siamo arrivati, abbiamo trovato né paglia né fieno,
abbiamo dormito sul nudo terreno come le bestie abbiamo riposato. Questi erano i nostri nonni. E chiudo l'articolo dicendo che io ero convinto che queste canzoni li cantavano anche a casa Bergoglio a Buenos Aires, magari con il bandoneon, tocco musicale. Beh, passa una settimana, io ero a Parigi per un incontro di Slow Food, mi arriva la telefonata, sconosciuto, pensavo che fosse Repubblica, mio amico Ezio Mauro che mi cercava, e sono Papa Francesco, piacere, sono Carlo Petrini. Volevo dirle due cose. Primo, quei canti li cantavamo a casa nostra, li cantavamo quelle canzoni lì a casa nostra. Secondo, che quando mio papà ha deciso di andare in Argentina, i nonni gli hanno detto: sei figlio unico, tu vai in Argentina, noi cosa facciamo qui? Veniamo anche noi. E avevano un caffè bar in via Garibaldi a Torino e mettono in vendita il caffè per poter andare in Argentina. Prenotano un biglietto sulla principessa Mafalda, va bene? E quindi dovevano partire. Se non che quando si tratta di pagare il biglietto non avevano ancora venduto il caffè. Quindi partono il 28 di febbraio del 28 sulla Giulio Cesare. Anche io dico: senta, io sono agnostico, ma questa è una delle prove dell'esistenza di Dio, perché se questi vendevano il caffè e partivano con la principessa Mafalda, non avremmo il Papa Francesco. Dopodiché il discorso è andato a finire sull'economia della sussistenza, e permettetemi di chiarire quello che è l'economia della sussistenza. 10.000 anni di agricoltura si basano sull'economia della sussistenza, cioè i nostri contadini cercavano di portare avanti e di continuare a vivere con questo tipo di economia. Erano poveri, però tenevano tutto in considerazione, non sprecavano niente, che non è un'economia, io non ho nostalgia di quell'economia lì, ma nel momento in cui passa la logica che rispetto alla sussistenza si deve preferire l'economia capitalista dell'accumulazione, accumulare per poi reinvestire, il risultato in campo agricolo italiano è quello che è. Siamo con l'agricoltura che è, scusate l'espressione, ma siamo col culo per terra a livello di agricoltura, siamo al disastro, va bene? E Papa mi dice: sì, non rispettare l'economia della sussistenza significa anche non rispettare quell'economia che oggi dà ancora da mangiare a miliardi di persone. Quindi noi non abbiamo nostalgia di un'economia come quella, ma pensiamo che la nuova economia della sussistenza può essere quella, come dicevo prima, di mandare i figli all'università, di avere il giusto, di poter fare le vacanze, di avere una vita dignitosa. È la nuova economia della sussistenza, non quella dell'accumulazione. E Papa mi dice: sì. Tra l'altro, sa cosa diceva mia nonna? Cosa diceva sua nonna? Che quando moriamo nel sudario non ci sono le tasche, quindi noi accumuliamo, poi ti piglia uno schioppone, è finito tutto. E neanche puoi dire: lo lascio ai figli, perché come dice un produttore di Langa, alla terza generazione i cromosomi si ossidano, per ben che ti vada, e tante volte si ossidano già alla prima. Quindi tutto questo accumulo, per che cosa non si sa per cosa, forse sarebbe meglio tenerlo un po' per noi, per la nostra felicità, per i nostri affetti, per il bene comune, per stare meglio, che non da accumulare i soldi. E allora gli ho detto cosa diceva una cuoca delle Langhe. Dice: lei mi ha parlato di sua nonna che del sudario. Io le dico cosa diceva una cuoca delle Langhe. Era una cuoca straordinaria, faceva degli agnolotti meravigliosi. E questa signora qui teneva aperto solo a mezzogiorno. E alla sera chiuso.
Allora ci arrivavano i giornalisti, ma perché non tieni aperto la sera? Guadagni di più, vengono da Torino, arrivano persone da fuori, fai più soldi. E lei gli diceva, non voglio essere la più ricca del Camposanto. Allora, quando io faccio questa battuta, l'uditorio amabilmente sorride, ma attenzione, guardate che quella logica lì è tutt'altro che ridanciana, è una logica straordinaria, perché se voi pensate che lei chiudeva la sera per fare niente, non avete capito, lei chiudeva la sera per dedicarsi alla famiglia, ai nipoti, ai figli, magari preparava le arbarelle con le conserve da mettere dentro, e di economia, quella che lei realizzava. Noi abbiamo bisogno di un'economia che ci renda felici, non un'economia che ci stressi. Abbiamo bisogno di un'economia che sia solidale, di comunità. Perché? Perché stare bene tutti assieme nella comunità ci rende anche più felici. Invece questo tipo di economia, di brama, di voglia, di, alla fine ti porta dove ti porta. Ecco, questo è l'elemento che mi ha fatto conoscere sto pontefice. Dopodiché, e questo ve l'ho dato per salutarvi, dopodiché gli dico anche, lei mi ha parlato di sua nonna, posso parlare anche di mia nonna? E lui mi dice, beh, parli di sua nonna. Allora dico, mia nonna era cattolica sabauda, quindi aveva la Madonna d'Europa, anche voi qui avrete le vostre Madonne, penso, o no? A me mi dimenticavo che qui siete poco ortodossi. Va bene, comunque la Madonna, e mia nonna era una cattolica praticante, se non che all'inizio del secolo precedente sposa un macchinista ferroviere socialista che si chiamava Carlo Petrini, mio nonno. Carlo Petrini nel 1921 fonda il Partito Comunista nella mia città. E mia nonna non ha fatto un plissé, lei è continuata a essere praticante e aveva il comunista in casa. Tra l'altro nell'iconografia classica dei socialisti, Cristo era il primo socialista, quindi non c'era questa divisione. Se non che nel 1948 Pio XII dà la scomunica ai comunisti, li scomunica, che oddio. Se scomunicava Stalin sta bene, ma mia nonna non penso proprio. Comunque lasciamo perdere. Mia nonna va nella chiesa matrice di Bra, va a confessarsi e con quella sensibilità tipica dei preti di quel periodo lì, il prete gli dice, signora lei cosa vota? Erano le famose elezioni del Fronte Popolare con la DC. E mia nonna, presa alla sprovvista, dice, ma cosa votava mio marito? Mio nonno era morto, e l'altro, cosa votava suo marito? Preti quando si mettono sono tignosi, eh? E mia nonna dice, mio marito era comunista, e allora il prete gli fa, lei sa che la soluzione non posso dargliela. E mia nonna è stato un momento lì, e poi ha fatto, e allora se la tenga. Il Papa si è messo a ridere. Papa si è messo a ridere. Allora dico, visto che ride, posso dirle anche cosa penso dei preti? E dico, me lo dica. E però il piemontese, ma io il piemontese lo capisco, va bene. Allora, chi fa con che il prego dis va in paradiso. Chi fa come il prete dice va in paradiso. Chi fa con che il prego fa, a cade il diavolo va. Avete bisogno della traduzione? No, l'avete capito. Il Papa mi fa, effettivamente un po' anticlericale, però c'è anche nel Vangelo. E io, come c'è nel Vangelo? Lei sapesse nella nostra chiesa quanti farisei parlano bene e si comportano male. A quel punto lì ho detto, guardi, lei non è qui, ma se ci fosse la abbraccerei. Ed è nata questa amicizia che poi mi ha portato l'anno successivo a fare la prefazione dell'enciclica Laudato Si e adesso a realizzare le comunità Laudato Si, che si diffonderanno in tutto il mondo
e se qualcuno di voi ha interesse a realizzare queste comunità, oltre a quelle di Slow Food, e magari se molte comunità Slow Food siano di Slow Food e di Laudato Si tutte assieme, facciamo in modo di cambiare questo mondo un po' strano. Le comunità sono aconfessionali, non sono gerarchiche, sono aperte a tutti e sono autonome e indipendenti. Vi piace la musica? Fantastico, fantastico! Nessuna gerarchia, aconfessionali, che rispondono al grande messaggio che è questa enciclica, che è uno dei messaggi e dei documenti, fate bene attenzione, culturali e politici più importanti di questo secolo. Risottolineo, culturali e politici, va bene? E quindi applicare questa logica, che è basata peraltro sulla logica delle comunità, perché le comunità possono cambiare. Noi dobbiamo cambiare la politica, noi dobbiamo cambiare i nostri comportamenti. Non possiamo continuare a vedere una realtà come quella di un'economia agricola locale che va a ramengo senza intervenire. Non possiamo fare la distinzione su quanto costa l'alimento nel momento in cui siamo noi artefici dello spreco. Non possiamo solo puntare il dito, noi siamo artefici dello spreco. Guardate, fate un favore, questa sera quando è finito questo andate a casa, date un bacio ai vostri bambini, che lo volete fare, quindi salutateli tutti, ma fatemi il piacere, aprite questi nostri frigoriferi, guardate che tombe di famiglia che teniamo in casa, dei prezzemoli da 20 giorni che gridano pietà, fai qualcosa, mettimi sotto una mezzaluna in un frullatore, non gliela faccio più a star qua dentro. Vasetti di conserva che mettono un piccolissimo strato di muffa, leggero, e sta lì e continua, e quando lo strato è impossibile, lo buttiamo nella cosa. Allora io voglio dire una cosa, stare lì a discutere sul prezzo dell'olio di Prato Magno, va bene? E buttare via l'alimento, perché lo siamo noi che anche, noi tutti, mi metto io per primo, che non consuma il tutto, va bene, non va bene. E allora un buon gastronomo non è quello che mangia crapula, pancia piena, è quello che è sobrio, che mangia il giusto, che vuole la qualità, e la qualità vuole che sia in armonia con la natura e con le persone che la lavorano. Questo è il nuovo gastronomo, questo è il gastronomo, tutto il resto è bla bla bla. E allora questo tipo di atteggiamento è un atteggiamento, ritorno a dire, politico. In questo modo noi possiamo incidere anche, ridurre gli sprechi, sostenere l'economia locale. Un'altra campagna che lanceremo a livello mondiale come Slow Food, tenetevi pronti a sottoscriverla, non solo a sottoscriverla, io vi chiederò di sottoscriverla, ma poi di metterla in pratica. Ognuno di noi deve mettersi in testa di consumare meno plastica, specialmente la plastica usa e getta. Quelli della mia età sono nati con l'invento della plastica, noi siamo nati in piena, ma la plastica quando è nata produceva dei prodotti che reggevano nel tempo. Adesso la maggior parte della plastica è collegata all'usa e getta. Voi sapete quante milioni di cannucce in questa nostra giornata si consumano in Italia? E la durata di una cannuccia è 10 secondi. E quando tu la butti via, non è che si riassorbe, e rimane lì per anni. E siamo arrivati al punto, e qui vi sto parlando da gastronomo, che la plastica è entrata dentro la catena alimentare. Ce la mangiamo con l'acqua, nell'acqua c'è la microplastica, le plastiche si rompono, si sparpagliano, incidono sulle falde acquifere, incidono sui terreni. Ma noi possiamo consegnare un futuro alle nuove generazioni in una situazione come questa?
e guardare in faccia i nostri figli e i nostri nipoti, essendo complici di una cosa del genere. E allora io vi voglio dire che questa è la nuova politica. E la nuova politica non ha bisogno di indicazioni, perché questa nuova politica porterà milioni di persone nel mondo a cambiare i propri atteggiamenti, e a quel punto lì, da un lato, la produzione diventerà più attenta e dall'altro la politica si sveglia. E fatemi il piacere, l'idea che avete avuto di queste comunità e delle relazioni sono l'idea fondante della nuova politica. E ripeto quello che diceva Friedrich Capra: le comunità avranno e potranno affrontare grandi sfide perché hanno la sicurezza affettiva. E comunque, se c'è questa sicurezza affettiva, siate sicuri che siamo anche tutti un po' più felici. Grazie a tutti e arrivederci.